grazie di questa domanda, per confessarvi un'altra mia nota biografica. Io nasco volontario sostanzialmente. La mia prima esperienza di volontariato l'ho fatta quando avevo 15 anni e ho continuato a praticare questa bellissima e nobile attività fino a quando poi non mi hanno trasferito a Torino, insomma, e ho avuto la fortuna, devo dire la verità, senza saperlo, questo della serie impara l'arte e mettila da parte, perché ho avuto la fortuna di fare oggi quello che ho fatto da volontario. Cioè io sono stato volontario di protezione civile nel 1972, quindi avevo 15 anni, e oggi faccio il capo della protezione civile. E mi sono laureato con una tesi di laurea sullo status dei rifugiati politici e ho fatto per 3 anni il capo dell'asilo e dell'accoglienza dei rifugiati in Italia. Quindi quando pensate, quando fate le vostre scelte, non pensate necessariamente a ciò che conoscete, a quale può essere l'uso che potete fare di ciò che vi stanno insegnando, perché succederà che ve ne potrete avvalere, non ci avete mai pensato che avreste potuto fare una roba del genere, avete imparato delle cose, avete fatto delle esperienze e capita il momento in cui dici ma guarda un po', immagino, il professore lo diceva sempre, no, che forse fare le proporzioni, far risolvere un settore abbia un ruolo importantissimo, che in parte viene forse sotto raccontato anche nella nostra Sicilia, che ha bisogno naturalmente, come dicevo prima, a proposito delle imprese, ha bisogno di qualificarsi sempre di più, di, in qualche modo di proporsi anche per quella che è il codice, no, del terzo settore, come sapete riconosce anche alle imprese del terzo settore un valore oltre quello naturalmente dell'interesse generale che in qualche modo per sé, ma quello di impresa, no? Quindi la definizione dell'impresa del terzo settore è stata anche questa una cosa importantissima, perché in molti casi si è visto che le associazioni di volontariato finivano per essere una distorsione del mercato, quindi da una parte utilizzi volontari per fare delle attività che vengono retribuite ma al di fuori di un sistema di protezione sociale che non è neanche giusto, cioè non è che il volontariato fa concorrenza al lavoro, cioè non deve fare concorrenza al lavoro, e se assume determinati impegni deve avere delle regole che in qualche modo lo possa far confrontare con un'impresa anche normale, non bisogna demonizzare l'impresa commerciale, no? Perché non è un'impresa illecita, cioè dico questo perché facendo accoglienza degli stranieri c'è sempre stato un pregiudizio: se c'è l'impresa sociale che lo fa va bene, se è l'impresa commerciale c'è sicuramente dietro un imbroglio. L'imbroglio ci può stare dappertutto, occorre che ci siano un sistema di controlli, no, anche delle prestazioni, che sia in grado di poter escludere queste cose. Quindi io ritengo proprio di sì. Tra l'altro uno degli ambiti che la prefettura segue è anche quello dei beni confiscati alla mafia, quindi la possibilità e non la necessità di avere, di dotare in modo particolare i comuni di regolamenti per la gestione dei beni confiscati, la possibilità di avere dei bandi che siano conformi a cui si possa partecipare, a cui possano partecipare tutti coloro che hanno i requisiti, è una cosa utile, in modo che così ci possa essere un aiuto anche per favorire l'impresa sociale, per favorire anche l'impegno di ciascuno. Ecco, se posso su questo spendervi e lanciarvi un appello, che coniuga l'esigenza di cui parlavamo prima delle vaccinazioni con quella che ha introdotto il vostro compagno sul volontariato e sull'organizzazione del terzo settore. Ora comincia la fase più delicata e più importante della campagna vaccinale. Sono stati aperti i punti vaccinali, gli hub necessari per poter esprimere questa capacità. Arriveranno i vaccini in un numero adeguato a poter sostenere questo sforzo. Qual è il mio appello? Il volontariato, soprattutto di protezione civile, in questi mesi ha dato un contributo importantissimo
ad accompagnare il funzionamento degli hub vaccinali, dei centri vaccinali. Per il volontariato di protezione civile adesso si apre una stagione estremamente importante, che è quella della campagna antincendi, e quindi questi volontari specializzati dovranno essere utilizzati per spegnere gli incendi, il che significa che non potranno continuare a fornire la loro prestazione negli hub vaccinali. Allora ho scritto una lettera a tutti i sindaci della provincia perché promuovano un reclutamento straordinario di volontari, non solo prestazioni complesse quelle che vengono richieste e assistenza alle persone nella compilazione dei moduli, orientarli verso una fila piuttosto che verso un'altra fila, e curare appunto che le persone possano avere un'interfaccia, quindi possano chiedere nozioni elementari su queste cose. Io vi chiedo questo, andate ai vostri, così se mai non hanno letto la lettera, glielo dico, il prefetto mi ha detto che ha scritto al sindaco chiedendo questa cosa, no, ditelo così. Ma se non glielo dico al prefetto, come dite, mi ha lasciato il numero di telefono, il preside ce l'ha, cioè, se per caso, fatemelo sapere che lo chiamo il sindaco, perché i sindaci dove ci sono, chiaramente gli hub, ma e quindi possono partecipare anche le altre associazioni, non soltanto di protezione civile, ma anche le altre associazioni. E la grande sfida che, come sistema anche di valorizzazione del volontariato, dobbiamo fare, qui a Palermo devo dire, ho incontrato anche queste, e cioè le associazioni che sono in grado di mobilitare le persone che non hanno, per loro scelta, non intendono dare una prestazione continuativa o associarsi, quindi condividere con l'associazione tutte le attività, ma vogliono dare del tempo. Quella del tempo è un valore assoluto, ricordatelo questo, il valore del tempo è il valore più importante che c'è, che ciascuno di noi può avere, è il proprio tempo. Però poter donare un giorno, un'ora per una prestazione utile, quella è la campana che sta suonando per voi, non lasciatela perdere. Posso dare un'ora? Dai quell'ora. È l'organizzazione che deve essere in grado di valorizzare la tua ora, che può essere a scuola, può essere in qualunque nella parrocchia, può essere dove c'è. Ecco, io quello che ti ho detto, mettete una specie di bacheca, mi serve un'ora di uno che possa accompagnare quel bambino handicappato a scuola perché la mamma non può, perché deve fare un'altra cosa, no? Noi puntiamo molto sulla famiglia per queste cose, ma tante famiglie come devono fare? La mamma sola con bambini piccoli che non riesce a incastrare il suo tempo, no? Ha bisogno di un'ora di tempo di qualcuno. Ecco, allora credo che questa sia una prospettiva del volontariato che dobbiamo sfruttare al massimo. Quell'ora potete incontrarvi con lo scrittore preferito da voi attraverso gli strumenti che oggi ci sono, ieri non c'erano neanche. Potete parlare con lo scienziato bielorusso piuttosto che cinese, diciamo, dire, è più ricco, siamo tutti, se riusciamo a utilizzare questa opportunità, i sacrifici che tutti abbiamo avuto, anche i dolori ci possono essere stati. Però iniziamo, io credo che sia veramente un 2021-2022, non soltanto con trasporti meglio in grado, non soltanto con aule più capienti, ma anche con questa opportunità di condivisione, di apertura della scuola al mondo.